La libertà di parola lasciamogli. Borgonovo. Non so se mi sentite. Ah, sì. Parla forte, ora, Borgonovo, dammi una ora mano. Ora mi sentite, sono tornato in... Sì, vedete in audio, come funziona in audio. Rapidamente il sistema di quello. Sono tornato in arancione o in giallo. No, dicevo che è un inferno per tutti, non solo per, ovviamente per i ristoratori è un dramma perché tu devi comprare le cose, e devi fare la spesa, poi le cose vanno male, ma pensiamo a quello che è successo con le piste da sci pochi giorni fa, e quello è un insulto. Il mio problema è questo, che le persone responsabili di questo sistema e di questi insulti a chi lavora e anche alle persone normali che magari hanno diritto di sapere non al venerdì pomeriggio che cosa possono fare la domenica perché ne va della loro esistenza quotidiana, le persone che sono responsabili di questo sistema non è che sono svanite e si può dire vabbè abbiamo fatto una cosa insultante e adesso da un giorno all'altro ricominceremo da capo e siamo tutti bravi, sono ancora lì. Il ministro Speranza è ancora lì, i dirigenti che fanno parte della cabina di regia, che decidono dei colori, sono ancora lì. E quindi come pensiamo che si possa cambiare tutto in un secondo, no? Soprattutto senza aver riconosciuto il fallimento totale delle politiche precedenti. Perché noi non siamo passati attraverso un cambiamento di uomini che significava, non tanto per le persone, significava, ok, abbiamo fallito, chi ha gestito fino adesso l'emergenza ha fallito completamente. Beh, ma forse Draghi non ha valutato fosse un fallimento, anzi ha detto anche in Parlamento. Ma questo che... è preoccupante.